Buonasera, buonasera da Onda TG che riparte dopo la brevissima sosta natalizia, striscioni e strade parallele per il tribunale a rischio da salvare a Sulmona, il faccia a faccia, sindaci, avvocati, parlamentari. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Due grandi striscioni con scritte a caratteri cubitali per ricordare, cioè, che il Tribunale di Sulmona non deve morire, un fronte comune per percorrere le due strade parallele, milleproroghe e il disegno di legge Caliendo al fine di ottenere una nuova proroga per i quattro tribunali a rischio. Il coordinamento su iniziativa dell'Ordine degli Avvocati si è riunito in giornata a Sulmona per fare ancora una volta fronte comune. Ora, quello che noi oggi chiediamo soprattutto ai parlamentari presenti è di compiere uno sforzo ulteriore, intanto nel senso di rinsaldare quel fronte comune e trasversale che a fine luglio ci ha portati a un millimetro dall'ottenere quantomeno il risultato di una proroga biennale, sapete tutti poi come è andata a finire, e dall'altro di fare pressione anche sui vostri capi di partito, perché ricordo a me stesso e non solo, che tutti i partiti, attraverso i loro leader di riferimento, si sono espressi in favore della salvaguardia della giustizia di prossimità. E quando noi pensiamo a quei leader politici, poi di fatto quei leader politici hanno la faccia dei parlamentari che sono qui oggi. Adesso le uniche due strade percorribili sono il milleproroghe, che non si sa dove verrà assegnato, probabilmente alla Camera, ma ancora non c'è l'assegnazione, e quella appunto della calendarizzazione della proposta di legge, che è stata calendarizzata, vorrei ricordare, sia alla Camera che al Senato. E da indiscrezioni giornalistiche, a quanto pare, ci siano buone possibilità di farla calendarizzare in forma deliberante, in Commissione Giustizia del Senato. A livello di tempistica, chiaro, è necessario seguirle tutte ed è la prima, quella che arriverà è quella del milleproroghe. Quella parallela chiaramente è la lavorazione del DDL Caliendo che è prossimo. Mi auguro che l'iter per l'incardinamento in deliberante si accelera, sia molto celere. Quindi queste sono le due strade parallele. Chiaramente quella più veloce sarebbe quella del milleproroghe, in quanto un decreto, quindi sottoposto ad approvazione e conversione entro i 60 giorni. Di contro ci sarà l'espressione della volontà parlamentare che avviene con le lavorazioni dei disegni di legge. Abbiamo fatto finora un lavoro estremamente importante. Voglio ricordare che eravamo riusciti ad approvare in Senato gli emendamenti e in tutti i passaggi, se non ci fosse stato il gesto clamoroso da parte della Presidente Casellati di stralciarlo, oggi noi non saremmo qui. E quali spazi abbiamo? Abbiamo il milleproroghe che arriva alla Camera nei prossimi giorni e poi la legge in sede referente, la legge Caliendo. E entrambe le strade, a mio giudizio, vanno perseguite parallelamente, facendo in modo che una delle due produca gli effetti desiderati. Sì, noi oggi chiediamo che i parlamentari ci indichino la strada che intendono percorrere, chiediamo chiarezza di intenti e azione determinata affinché la nostra circoscrizione giudiziaria sia sottratta alla mannaia della geografia giudiziaria. L'incontro è stato aperto ai parlamentari eletti in Abruzzo. A rispondere all'appello sono stati Gabriella Di Girolamo, Carmela Grippa, Stefania Pezzopane, Luigi Deramo, Camillo D'Alessandro. L'emergenza da Covid-19, il virus ha rovinato la festa, più di 40 casi tra Natale e Santo Stefano. Oggi esplode il focolaio a Roccaraso, 20 nuovi contagi da Covid-19 sul centro Abruzzo, isolamento per 4 classi in base al tracciamento a ritroso, chiusi anche due bar. Facciamo il punto nel nostro servizio.
20 nuovi contagi, due attività chiuse, provvedimenti per altre 4 classi, un lunedì nero per il centro Abruzzo che dopo i 43 casi messi a referto tra Natale e Santo Stefano continua a far registrare positivi a due cifre. La curva epidemiologica risulta sbilanciata questa volta verso l'Alto Sangro che mette a referto più della metà dei nuovi positivi, ovvero 13 su 20. Pesa il nuovo focolaio che si è acceso a Rivisondoli, legato essenzialmente a due nuclei familiari. Il contagio in famiglia tenderà a crescere in maniera esponenziale dopo le rimpatriate di Natale. Sono inoltre scattate le misure di contenimento del contagio in due bar, sempre in Alto Sangro, chiusi in attesa della stabilizzazione del quadro epidemiologico. I nuovi positivi, che hanno dagli 8 agli 87 anni di età, risultano così domiciliati: 9 a Rivisondoli, 3 a Goriano Sicoli, 2 a Roccaraso, 1 ciascuno a Sulmona, Castel di Sangro, Prato, La Peligna, Pacentro, Casteldieri e Barrea. Il capoluogo peligno ne è uscito più o meno indenne, mettendo a referto il solo caso di un imprenditore di 54 anni, anche se nei prossimi giorni la curva potrebbe tornare a impennarsi sul fronte sulmonese a causa delle numerose segnalazioni di positività al test antigenico riscontrate nei weekend con il virus che ha rovinato la festa. Si dovrà inoltre misurare l'effetto del Natale sulla curva con gli assembramenti registrati. L'ordinanza sulle mascherine è pressoché ignorata. Inoltre sono scattate le misure di contenimento del contagio per altre 4 classi, 2 in Valle Peligna, altre 2 in Alto Sangro, che saranno convocate per il doppio tampone molecolare per effetto del tracciamento a ritroso. Almeno su questo fronte arriverà una relativa tregua fino al 6 gennaio con le festività natalizie ancora in corso. Complessivamente sono 267 gli attuali positivi in centro Abruzzo, di cui 124 residenti a Sulmona, a fronte di 8 guarigioni messe a referto nelle ultime 24 ore. Restano relativamente stabili, sorvegliati dalla ASL. Sono infatti 436 le persone sottoposte a quarantena sul territorio. Il dato rassicurante riguarda i ricoveri, che non si discostano dalle ultime rilevazioni. Risultano ancora 6 posti letto occupati per i pazienti del centro Abruzzo. La speranza è di mantenere la pressione ospedaliera contenuta, anche se con la nuova variante in circolazione si rende necessario il recupero della consapevolezza del rischio. Buone notizie arrivano dal centro vaccinale dell'Incoronata, dove sono state inoculate 280 dosi con un record di somministrazioni fuori lista. Si tratta del dato più alto di questa quarta ondata. E ora il turismo. È Natale, movida e disdette, verrebbe da dire. Si cerca una linea per il centro storico di Sulmona. Intanto il decreto, nonostante tutto, non ha fermato il turismo. Sentiamo il perché nel nostro servizio. Il secondo Natale in pandemia non ha fermato, per fortuna, le presenze turistiche sul territorio. È stato come di consueto un Natale con i tuoi, ma le camere di alberghi e B&B, almeno quelli ricadenti nel centro storico, non sono rimaste vuote. Un gradito ritorno di turisti in città, dopo la pausa forzata dello scorso anno, dovuta all'emergenza pandemica ancora in atto e alla zona rossa che costrinse operatori turistici e vari comparti ad accettare un Natale blindato. Anche quest'anno non sono mancate le disdette dell'ultimo minuto, per via probabilmente mentre il decreto festività, ma gli effetti sul settore si dovranno misurare già da gennaio. Il timore è quello di perdere posti letto in piena primavera, con tutti i rischi economici conseguenti per il turismo destagionalizzato. Sono buoni invece gli auspici per il Capodanno, che torna a far registrare numeri importanti come accadde all'inizio del 2020, prima della pandemia. Siamo vicini a sold out, poiché anche a fronte di eventuali disdette la domanda resta alta, per cui possiamo facilmente rimpiazzare. Il problema sorgerà al termine delle festività. Per le evoluzioni dell'emergenza interviene Gianluca Casaccia, presidente del Consorzio Albergatori. Più contenuta l'analisi di Domenico Santacroce, presidente dell'associazione, secondo il quale il Natale è stato vissuto principalmente in casa e le disdette pervenute all'indomani del decreto incidono sulla tenuta del comparto. Registriamo comunque una buona presenza dei gruppi turistici, sarà sicuramente un Capodanno più movimentato sul fronte turistico, ma per avere il quadro completo della situazione c'è da aspettare, ribatte Santacroce. Sulmona continua a manifestarsi come attrattore naturale per turisti e visitatori, anche nei periodi di scarsa programmazione. Basta dare un'occhiata al cartellone di quest'anno: niente mercatini, eventi di rilievo, un Natale su misura per bambini e per luoghi della cultura, quelli sì aperti e valorizzati. Per fare salto di qualità serve un
un nuovo approccio. Nel weekend non sono mancate richieste di intervento alle forze dell'ordine per la movida natalizia fisiologica tollerabile per recuperare giusto entusiasmo, quella vitalità tipica del Natale, non conciliabile fino alle 4 del mattino per le esigenze degli ospiti presenti in città. Ieri i carabinieri hanno scortato due ospiti del B&B per fargli spazio tra la folla del centrale corso. Il problema resta sociale e politico. Che direzione dare al centro storico? Quale vocazione per Sulmona? Non è escluso che nelle prossime ore il presidente del consorzio degli albergatori si recherà a Palazzo San Francesco per chiedere un incontro con il sindaco Gianfranco Di Piero per non far passare Natale, Pasqua e un'altra estate. Nemmeno un caffè senza super pass. Esplode la protesta dopo il decreto, soprattutto dalla categoria dei baristi e in modo particolare dalla CNA. Sentiamo meglio nel nostro servizio. Caffè o consumazione al banco solo con i Green Pass rafforzato. Dopo la prova generale del weekend fioccano le prime proteste per l'attuazione del decreto festività che colpisce baristi ed esercenti dei piccoli e grandi centri. A sollevare il caso è la CNA con il suo rappresentante territoriale Franco Ruggeri, secondo il quale le misure previste sono inconciliabili con l'attività quotidiana degli esercenti. Il riferimento è proprio ai periodi dell'anno con maggiore flusso turistico. Accade spesso che gruppi e comitive di turisti si muovono in fretta, nell'intervallo tra una visita guidata e una rassegna teatrale, pur di concedersi il piacere di un caffè al banco. Delle due l'una, o l'esercente prepara il caffè o controlla il Green Pass. Non un eufemismo, ma una dura realtà se si considera che ci sono attività a gestione familiare, a corto di personale per gli effetti della pandemia, gestite in alcuni casi da una sola persona che non può permettersi ulteriori spese. Franco Ruggeri della CNA. Ah, ci mettiamo le mani nei capelli, perché è impossibile gestire situazioni di questo genere. Io capisco la consumazione al tavolo fatta da persone che ovviamente hanno del tempo da passare, quindi si può controllare con estrema facilità, ma normalmente quando arrivano i turisti hanno una fretta del diavolo perché hanno dei minuti contati per visitare la città, eccetera. Pensiamo per esempio alle rassegne teatrali con le orchestre che girano, eccetera. Come faccio a controllare i biglietti, i green pass delle persone? Mi ci vuole molto più tempo che per fare i caffè, è assurda una cosa del genere. E comunque, ammesso pure che si debba fare, si voglia prendere una decisione del genere, non si può chiamare in causa la responsabilità dell'esercente, perché non ha proprio il modo di poter controllare fisicamente queste persone. Se dichiarano di avere il green pass e vengono controllati dalla polizia, che sanzionassero soltanto quelli che hanno dichiarato il falso. Termina qui la prima parte di Onda Rigi, torniamo tra poco con le nostre notizie. La cortesia del personale, la convenienza e l'efficienza dei servizi fanno di Punto Brico Raiano la miglior soluzione per il fai da te. Da Punto Brico Raiano trovi attrezzature professionali e hobbistica, arredo giardino, ferramenta, illuminazione, riscaldamento, legnami e falegnameria. In super offerta stufa a pellet 8 kW a soli 699 euro. Approfitta dell'eco bonus con lo sconto immediato in fattura del 50%. Punto Brico ti aspetta nella zona industriale Araiano, il tuo punto di riferimento nella Valle Peligna per il fai da te. Ai supermercati Tigre ti aspettano tante favolose offerte. Pasta di semola De Cecco 500 grammi 78 centesimi. Ananas Gold Del Monte 99 centesimi al chilo. Spumante Anniversary Bosca Dolce Brut 1,98 euro. Cotechino 500 grammi 2,99 euro. Zampone chilo Consiglia 6,90 euro. Solo il 23 e il 24 dicembre, grana padano 18 mesi, 7,45 euro al chilo. Tacchinella busto, intero o metà, 5,39 euro. Punto vendita di Raiano Radio Continuato. E domenica aperto ore 9.13. Supermercati Tigre, Raiano Strada Statale 5, Prato La Peligna via Valle Madonna 51 e Bussi sul Tirino via della Repubblica 158. Lo staff augura a tutti buone feste. Per chi bada all'essere e non all'apparire,
Scambini Abbigliamento. Da oltre 50 anni il fashion store per chi veste con stile e personalità. Abbigliamento uomo-donna dalle taglie slim alla oversize. Il casual classico per vestire l'adulto, le ultime tendenze moda dedicate ai più giovani e la cerimonia per i momenti importanti. Scambini propone la stessa qualità delle grandi firme a prezzi molto più bassi per un total look garantito. Inoltre troverai anche un competente servizio di sartoria. Scambini Abbigliamento, Largo Palizze 3 a Sulmona. Da oltre 50 anni veste il tuo stile. Emporio Tessile Lauri, arredamento e tendaggi. Il tuo punto di riferimento a Sulmona per tende da interno, tende da sole, zanzariere, tende tecniche, gazebo, tappezzeria e pergotende. Scopri tutta la nostra selezione di filati per arredare i tuoi spazi. Realizziamo anche confezioni grazie alla nostra sartoria. Emporio Tessile Lauri vanta un'esperienza che ci contraddistingue dal 1980. Vieni a trovarci, siamo a Sulmona in via Cornacchiola 48. Emporio Tessile Lauri, professionalità dal 1980. Nuova sede e tanti servizi per te. Il telefono è il punto di riferimento nella Valle Peligna per smartphone, accessori e tutti i servizi di assistenza di cui hai bisogno. Vieni a trovarci nei nuovi locali in via Salvemini 9 a Sulmona per scoprire tutte le promozioni Wind 3, Very Mobile, Eolo e Linkem. Il telefono garantisce sempre la massima qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Il telefono ti aspetta nella nuova sede in via Salvemini 9 a Sulmona, di fronte all'Agenzia delle Entrate. Telefono 0864 50 57. Jump Sportswear and Shoes. Abbigliamento, scarpe e accessori per uomo, donna e bambino. Le nuove collezioni dei migliori brand: Adidas, Diadora, Fila, Yoma, Legea. Forniture per scuole e associazioni sportive. Seguici sui social per scoprire tutte le novità e le promozioni in corso. Per lo sport e il tempo libero, Jump Sportswear and Shoes. Facci un salto. Via Giovanni Panza 13, Sulmona. La scelta perfetta per chi ama o vuole scoprire il sushi, lo stile moderno, esclusivo e accattivante dei nuovi locali e le specialità della cucina orientale al ristorante Mio Sushi Chic. Materie prime di alta qualità, personale professionale, attento e gentile. Menù all you can eat a prezzo fisso. I bambini fino a 8 anni pagano la metà. E con l'ordinazione da tablet su ogni tavolo è anche veloce, sicuro e divertente. La migliore cucina giapponese? Mio Sushi Chic. Via San Rufino 10, Sulmona. Anche servizio di asporto e consegna a domicilio. Aperto a pranzo e cena. Prenota allo 0864 238 306. Smile and Eat Sushi. Cerchi un'auto? Un rivenditore di cui poterti fidare? AutoBN, con oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico, ti garantisce serietà, professionalità e convenienza. Rivenditore plurimarche usato di qualunque marca e modello. Leader nella vendita su ordinazione di auto di importazione tedesca e non solo. AutoBN è a tua disposizione per trovare l'auto su misura per te. Inoltre, valuta il tuo usato. AutoBN, rivenditore plurimarche Audi, BMW, Mercedes e tutti gli altri marchi. Prato La Peligna, strada statale 17, telefono 0864 27 25 55. Fidati dell'esperienza. Il cibo non è solo nutrimento, ma anche identità, tradizione, territorio. Valori a te cari, che danno più gusto alla tua giornata e che trovi nei prodotti Terra Antica. Latte alta qualità, olio, formaggi freschi e stagionati. Tutti ingredienti semplici e genuini, provenienti dalle terre abruzzesi. La cooperativa Terra Antica tutela i sapori autentici della tradizione, perché tu possa portarli a tavola e condividerli con i tuoi cari. Latte, olio, formaggi freschi e stagionati delle terre d'Abruzzo. Metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Terra Antica, alta qualità, a chilometro zero.
È fondamentale riposare bene. La serenità della vita dipende anche dalla qualità del sonno, che va ricercata nella rete, nel materasso e nel guanciale. La scelta del nostro sistema di riposo va fatta con cura. Deve adattarsi alle nostre caratteristiche ed essere realizzato con materiali di qualità. Affidati a Semiflex, fabbrica materassi artigianali, memory, in lana e a molle, reti e doghe anche motorizzate, lavaggio lana e inoltre lavori di tappezzeria per ridare nuova vita a sedie, poltrone e divani. Semiflex è da sempre alla ricerca di soluzioni all'avanguardia, mescolando innovazione e tradizione. Fabbrica e showroom in via Alessandro Volta, zona industriale, Raiano. So this is Christmas, and what have you done? Another year. Sinceri auguri di buone feste, buon Natale a tutti. A new one just begun, and so this is Christmas. Sinceri auguri di buone feste. I hope you have fun. I supermercati Tigre di Raiano, Pratola e Bussi vi augurano buone feste. The old and the young. Arredamenti Jacobucci augura un sereno Natale e un prospero anno nuovo. Con l'augurio che il Santo Natale porti fra i doni sotto l'albero tanta serenità. Buon Natale e buone feste da Arredamenti Jacobucci sul Mona. Vieni a fare la spesa in un ambiente gradevole e familiare, in un modo piacevole e conveniente. Supermercati Pickup. Il nostro obiettivo è creare un'atmosfera in cui tutti i clienti si sentano a proprio agio e trovino convenienza tutti i giorni, perché da noi non avrai più bisogno del volantino. Carni selezionate, fornitissimo banco gastronomia, frutta e verdura di prima scelta, prodotti per la cura della casa e della persona, a prezzi convenienti tutti i giorni e tutto l'anno. Facile per i nostri clienti trovare quello che cercano. Qualità, freschezza e convenienza ti aspettano ai supermercati Pickup di Sulmona, Pratola e Popoli. Supermercati Pickup, prezzi leggeri, senza pensieri. Potete fidarvi. Brico Store by Gran Sasso Inox. Ancora non vieni a trovarci? Cosa stai aspettando? I migliori marchi li trovi solo da noi. Ferramenta, bricolage, abbigliamento da lavoro, elettroutensili, vernici professionali per tutti gli utilizzi, giardinaggio, porte e finiture per interno, materiale elettrico e idraulico. L'inverno è alle porte. Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti per il riscaldamento. Stufe a pellet a partire da 500 euro, recupero conto termico del 65% e sconto in fattura del 50% con finanziamenti fino a 48 mesi. Garanzia sui prodotti fino a 7 anni. Trasporto gratuito entro i 20 km.
Non accontentarti, scegli il top, scegli Brico Store. Vieni a visitarci a Raiano, zona industriale, ingresso fronte bowling. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? Seconda parte di Onda Rigiri, partiamo dalla cronaca. Si taglia nella casa famiglia, un giovanissimo è stato trasportato nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona proprio la sera di Natale, fortunatamente nulla di grave, ma sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Si taglia nella struttura, finisce in ospedale. Protagonista della vicenda è un minore ospite della casa famiglia di Campodifano che nella serata dello scorso 25 dicembre si sarebbe procurato una ferita al fianco sinistro utilizzando un coltello da cucina. Avrebbe inoltre ingerito sapone liquido, anche se in quantità minima. Sul posto si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 che ha trasportato il giovanissimo nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona per gli accertamenti e le consulenze del caso. Per fortuna nulla di grave, poiché le escoriazioni rimediate, frutto verosimilmente di un gesto autolesionistico, sono state giudicate guaribili con pochi giorni di prognosi. Il ragazzo aveva posto in essere un gesto simile anche nei giorni addietro, dopo aver appreso di una situazione familiare che gli avrebbe provocato uno stato di agitazione. Sul caso sono stati svolti dovuti accertamenti da parte del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sulmona. Intanto la struttura dovrebbe liberarsi dopo il 31 dicembre a seguito di un accordo raggiunto con il comune. A proposito di turismo, ora bisogna abbracciare per forza di cose la frontiera della digitalizzazione. Il complesso monumentale dell'Annunziata diventa a portata di click grazie all'associazione Web per Tutti con il tour virtuale. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Mercoledì 29 dicembre alle 17.30 sarà presentato nella sede dell'associazione Web per Tutti il tour virtuale del complesso monumentale dell'Annunziata, la chiesa, il museo civico, l'archeologico, un progetto che abbraccia la frontiera del turismo digitale. Il tour è risultato del corso teorico pratico patrocinato dal comune di Sulmona, inserito nell'interno del progetto Erasmus di cui Web per Tutti è capofila. L'associazione auspica così di aver dato un contributo alla promozione del turismo della zona, essendo i musei di Sulmona da oggi visitabili da tutto il mondo con un click. Sarà questo l'incentivo a scegliere proprio il capoluogo Peligno come meta di viaggio. L'iniziativa è stata curata dall'esperto Graziano Di Crescenzo, docente del corso, e dalla storica dell'arte Francesca Ferzoco. Dante e Ovidio, due colossi della cultura in una mostra di Umberto Malvestuto. Ce ne parla nel servizio Gaetano Trigilio. A Pettorano sul Gizio è stata inaugurata una interessante mostra del noto pittore e scultore professor Umberto Malvestuto, dall'accattivante titolo Mostra su Dante ed Ovidio, allestita nel Castello Cantelmo. Una mostra ed un convegno nell'ambito di un più ampio incontro storico, artistico, teatrale e medievale nel feudo di Margarita. L'incontro si è aperto con i saluti del consigliere comunale Augusto De Pampilis in sostituzione del sindaco Antonio Carrara, il presidente dell'Associazione Marsica Medievale, dottor Lorenzo Pallocco. Sono intervenuti Antonio del Beato Corvi, opere dantesche con influenze ovidiane, Ezio Cardinale Giuseppe Colarocco, che hanno eseguito recital di poesie di Ovidio e di Dante, e Lorenzo Pallocco poi ha tenuto una relazione su Abruzzo medievale delle aree interne. Ha moderato la dottoressa Rosa Gianmarco. L'artista sulmonese Umberto Malvestuto, docente di materie artistiche, opera da oltre 40 anni a livello nazionale ed internazionale. Nel suo studio in via Cornacchiolo tiene corsi di mosaico, ceramica, cartapesta, murales, corsi estesi a studenti delle scuole primarie e secondarie. È molto noto anche in campo internazionale come pittore, ritrattista, scultore e grafico.
un artista poliedrico completo, vanto della città di Sulmona e dell'intero comprensorio. Ha tenuto in questi anni numerose personali e collettive, sia in Italia che all'estero. Un vero successo per gli organizzatori essere riusciti a portare a Pettorano le sue opere, che resteranno a disposizione dei visitatori fino al 9 di gennaio. Perché ha messo insieme questi due grandissimi personaggi, Ovidio e Dante? Sì, perché si starebbe festeggiando l'anniversario della morte di Dante. E naturalmente abbiamo messo insieme questi due grossi personaggi, Ovidio, che è un peligno, che appartiene alla nostra terra, e Dante. Naturalmente sono due grandi poeti che parlano di amore, in effetti. Ovidio parla dell'oltretomba, del mondo degli dei, mettendo su dei personaggi che sono, anche se sono discutibili, però è sempre un mondo fantastico. E Dante, naturalmente, lo conosciamo tutti per quello che ha scritto. Questo è un convegno organizzato dalla dottoressa Rosa Gianmarco. E naturalmente per pubblicizzare il matrimonio di Cantelmo con Margherita, sì. è una rappresentazione, storica, che appartiene al 1310. E naturalmente cosa migliore era quella di rappresentare due personaggi, almeno Dante, vissuto dal 1265 e la sua morte nel 1321, quindi appartiene proprio a quell'epoca medievale. Siamo ultimamente contenti perché l'iniziativa rientra tra le iniziative che noi facciamo da tempo a Pettorano sul Medioevo, in particolare nel progetto di Marsica Medievale, nella quale siamo dentro. E questa iniziativa fa parte di questo programma. In questa dipendenza di Italia Nostra abbiamo collaborato con il Comune di Pettorano, le riserve e i borghi più belli e le associazioni sul territorio per organizzare questo evento. E nell'anno dei 700 anni appunto dalla morte di Dante Alighieri ci è parso un omaggio significativo, quello di chiudere quest'anno con i colori e con la letteratura e con la storia che il professor Umberto Malvestuto, che è l'autore di questi quadri, ha infuso su queste tele. Quindi un messaggio ben augurale, un messaggio positivo. Ovidio perché? Perché nei quadri della Divina Commedia Dante si è molto ispirato al nostro Ovidio e pertanto abbiamo messo insieme la poesia, i miti greci, i miti latini con Dante, la sua poesia e la sua visione del mondo. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Anche quest'anno i soci del Borgo San Panfilo, come accade da più di un decennio, hanno consegnato i prodotti alimentari raccolti il 7 e l'8 dicembre scorsi nei supermercati della città ad alcune case famiglie della Valle Peligna. Nonostante il periodo particolare, molte sono state le persone che hanno colto con grande entusiasmo l'iniziativa del Borgo Giallo Rosso, donando prodotti a lunga conservazione da dividere tra le case famiglie di Raiano e Pacentro. Il tutto è stato consegnato lo scorso 22 dicembre, accolti con grande entusiasmo da personale, gesti in questo caso da parte dei volontari del Borgo San Panfilo, che lasciano la stessa gioia di chi riceve in chi dona, nonché toccano le corde del cuore. Vogliamo l'occasione per ringraziare della collaborazione le Rospine di Sulmona e augurare a tutta la popolazione un sereno anno nuovo, fanno sapere dal sodalizio, che continua a operare all'insegna della solidarietà e della prossimità. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. È davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Regia, che come di consueto torna domani. A tutti una buona serata.